Italia, prima batteria, con Alessandro Carnevale che ha preso una bellissima partenza. Poi Mattia Gianuario in seconda posizione, Luca Ghiotto in terza, ma è Carnevali che va in campana in questo momento. Sempre un occhio al tempo, la terra del Bellusco sembra recuperare leggermente su Alessandro. Al tempo 42-87, 4-2. Riesce in qualche modo Andrea Cremaschi ad andare davanti, davanti ad Alberto Salino. È bella sta batteria, tanto conta solamente il tempo. Cremaschi, Salino e Lorenzo Silva nel quinta posizione. Vanno a prendere la campana Andrea Cremaschi e Alberto Salino. 42-87 da battere. Devono dare tutto comunque per essere sicuri di andare in finale. Recupera Salino, recupera Salino, arrivano insieme. Arrivano insieme. Il tempo è di 42-42. Miglior tempo Andrea Cremaschi e Alberto Salino. Pochissimo di... le signora femmine all'appello, grazie signora femmine. Intanto è Michele Berlini che è stato mandato a questa. Scusami, qua dalla regia ti do i tempi, 16 tempi allievi maschi: Ceola, Massa, De Angelis, Felicetti, Pusiol, Mornai, Bardella, Ceccon, Tagliente, Covelli, Bertolo, Legionaro, Calcorso, Lencioni, Giuliani, Manzotti, questi migliori 16 tempi. Grazie Fabio, intanto arriva Michele Merlini con il tempo di 44-41. 44-41. Quarta batteria con proprio Michel Palaschi che con un'ottima frequenza sulla prima curva si è ancora per comando. Ma vanno via in quarto. C'è una villetta qua vicino in cui c'è una festicciola che va avanti da due giorni. Io pensavo all'inizio centrarsi qui a Hunger Games, invece pare di no. Michel Palaschi va a prendere la campana in questo momento, seguito da Oreste Velenosi. Sono tutti in fila. Sotto i 43 secondi è finale assicurata. Michel Palaschi, 44-22. 44-22. Mencarelli subito davanti, poi Trillocco che abbiamo visto anche protagonista della gara d'eliminazione ieri, Federico Mencarelli, poi Trillocco, poi Vacca e Mappone. Questo l'ordine in questo momento in pista. Suonata la campana per Mencarelli e Trillocco, prova all'interno, passa Riccardo Trillocco e ora occhio al tempo, grande ultimo giro del giovane Trillocco. 42-94 Carli che è riuscito a guadagnare la testa del gruppetto. Josué Neve in seconda posizione, poi Francesco Brisoli, questi primi tre, leggermente attaccato Luca Dall'Alto. Passa Josué Neve,
proprio in corrispondenza Josué 42-56, gran tempo per Filippo Moroni come da pronostico davanti, poi Pappalardo in seconda posizione e Lazzarini in terza. Questo ordine in pista aumenta il vantaggio di Moroni e anche Lazzarini supera Pappalardo, si porta in seconda posizione, mentre suona la campana per Filippo Moroni. Prova, eccolo sul rettilineo finale, tempo di 42-87, 4-2-8-7, Filippo Moroni.